tuoi figli. Raccontiamo la disperazione di una madre, la signora Anna Cantaluppi di Como, che si è affidata con fiducia al mago Letterius. Viveva una situazione di difficoltà per un figlio di 35 anni, sposato, il quale stava vivendo da circa 7-8 mesi una relazione con una donna più grande di lui, mettendo in crisi il rapporto con la moglie e con i genitori, quindi con la signora qui presente. È rimasta soddisfatta dell'aiuto del mago Letterius, infatti ora la situazione è tornata felice come un tempo ed è per questo che la signora Anna si trova qui. Come mai, signora, da Como è arrivata ad Ascoli Piceno ad incontrare il mago Letterius, quindi un viaggio così lungo? E perché avevo provato tanti altri maghi e non ho risolto il mio problema, diciamo, con il ragazzo e si è con noi. Mi sono rivolta al mago Letterius ed ho risolto tutto il mio problema. Quindi è stato l'ultimo tentativo, no? Per risolvere la situazione familiare. E adesso come sta? Contentissima. Grazie. Letterius opera solo a fin di bene. È un uomo religioso e praticante. Non risponde a richieste di magia nera. È un potente esorcista. Toglie negatività in ambienti e persone, grazie a rituali unici al mondo. Puoi chiedere consiglio e parlare direttamente con il maestro Letterius se hai problemi sul lavoro, con i tuoi figli. La persona che ami si sta allontanando? Il tuo amore ti ha lasciato? Sei preoccupato per tuo figlio? Allora allontana i tuoi dubbi. Per avere una risposta che ti consenta di prendere la giusta decisione, chiama con fiducia Letterius, il maestro. Puoi consultarlo direttamente tu per un'altra persona. L'importante è che ricordi di avere con te una foto, la data di nascita o un indumento di un tuo caro. Il maestro Letterius analizzerà professionalmente con la massima segretezza la foto, la data di nascita e scoprirà il pensiero della persona che ti sta a cuore. Le sue doti e le sue ricerche oggi gli permettono di adoperare arti divinatorie conosciute da pochi operatori di tutta Italia. Molte persone si affidano al grande maestro Letterius perché i casi a cui può sottoporsi non hanno limiti in amore.